Oggi una gran bella giornata, parte il tempo, bella per la numerosità di persone che sono intervenute, mi dicevano che erano più di 1300, quindi è andata molto bene. Siamo all'ultimo giorno prima del 29, che è un giorno che sapete, quello delle malattie rare. Abbiamo aderito volentieri, abbiamo acquisito la maglietta, perché credo che quando si fanno degli sforzi per favorire la ricerca e soprattutto per quello spirito nobile che è verso le malattie rare, credo si debba essere soddisfatti se c'è tanta gente nonostante il tempo. Perciò abbiamo colto molto volentieri questo invito e speriamo di essere stati adeguati, di essere stati all'altezza dell'invito, del compito che ci è stato posto. Siamo qui oggi per la giornata dedicata alle malattie rare, insieme, in collaborazione con Sanofi Genzyme, con altre associazioni come il CSI. E oggi siamo qua per presentare nella giornata per le malattie rare la pet therapy. Che cos'è la pet therapy? La pet therapy non è una sostituzione della medicina, ma è una coterapia. È un modo in più e diverso di raggiungere degli obiettivi. E abbiamo destinato il pomeriggio appunto di questa giornata a fare un percorso di Nordic Walking. Due bastoncini, un campo verde, piove, non piove, c'è il sole, è lo stesso. Camminiamo insieme, qualcosa si può fare, tutti insieme.